Buon pomeriggio e bentrovati per l'appuntamento con il TG dello Sport. In apertura il calcio. L'Audace Cerignola si è qualificata per la finale della Coppa Puglia Dilettanti. La formazione giallo-azzurra di Massimo Gallo ha vinto ieri il gironcino di semifinale contro la formazione del Pezze in trasferta con il punteggio di 1-0. Partita agonisticamente valida, un po' tesa, ma certamente molto corretta. Il Pezze ha cercato nel corso del secondo tempo di avere la possibilità di portarsi in vantaggio, ma il gol risolutore è arrivato dall'Audace al 42esimo minuto della ripresa per merito di Pasquale. Con questo successo, l'Audace vince il girone di semifinale ed in finale affronterà la formazione del Delfini di Massapra. Fine settimana interessante per il volley ovandino con tre campionati su quattro attivi ed uno a riposo. Quello di riposo è il campionato di Serie C regionale uomini con l'Ivosea Udas che si ferma in attesa di tornare in campo nel primo weekend di aprile. L'ultimo invece di questo mese di marzo prevede tre formazioni in campo, partendo dalla Serie B2 nazionale donne che sabato propone la delicata trasferta per la Libera Virtus Cerignola in casa della Torrese Napoli. Le ragazze fucsia, allenate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, sono reduci dalla vittoria interna ottenuta domenica scorsa contro l'Ester Napoli con il punteggio di 3-1. Impegnativa partita interna anche per la Pallavolo Cerignola, sempre al Pala di Leo sabato alle 21 contro l'Amatori Bari. Le ragazze fucsia guidate da Michele Valentino sono reduci dal KO in trasferta contro il Bitonto per 3-0. Infine, in prima divisione maschile, quinta giornata di ritorno con un altro derby per la fuoricorso Caffè Udas che affronta niente meno che la capolista Volley Capitanata. Nel precedente turno di campionato, i ragazzi guidati da Giuseppe D'Alessandro hanno vinto con il punteggio di 3-1 a Vico del Gargano. È tutto per il nostro telegiornale sportivo, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 19:30 con il telegiornale. A tutti un buon proseguimento di giornata.